Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Golden Sun. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo aiutato Ivan a ritrovare il bastone del suo signore, che è andato verso nord, verso una città di ladri. Un mercante che va verso una città di ladri. Non sembra una cosa molto sicura. Io tra l'altro non mi ricordo in che zona del nord devo dirigermi. Quindi farò la cosa più ovvia, andrò semplicemente a nord. Poi quale nord ce lo farà capire il gioco. Forse dovrei riposarmi la locanda prima, me ne sono scordato. Proseguiamo verso questa città che, guarda caso, è accanto a una grotta. Grotta che, se non ricordo male, ci servirà per entrare all'interno della città, giusto? Esatto, siamo all'Umpa e all'Umpa Lumpa noi non possiamo fare nulla. Attiviamo le bolle di presa, ecco qua. Usiamo la psicoenergia presa. No, da questo lato. Sei andato dalla parte sbagliata. Ecco qua, e otteniamo una noce. Ovviamente. Che c'è? Volete entrare all'Umpa? Beh, non potete, tornatevi da dove siete venuti. Ah, vaffanculo. E quindi entriamo di qua. Grotta ovest di Lumpa. C'è dell'acqua qui. Delle rocce ci bloccano la strada, quindi andiamo dall'altra parte. Allora, credo proprio che per il momento Lumpa sia fuori questione, vero? Ci serve il ghiaccio. Ghiaccio che al momento non possediamo. Quindi proviamo quest'altra grotta. Non prima però di esserci fatti un giro anche dalle altre parti, giustamente per vedere se ci sono altre entrate o altre città. Tenete conto che, come vi dicevo, sono passati veramente tanti anni, io mi ricordo realmente poco. Nonostante sia uno dei giochi per GBA che ho amato veramente moltissimo. Entriamo dentro. Entrata della grotta di Goma. Eccoci qua, allora. C'è qualcosa da prendere? Non sembra. Dai. Ecco qua. Vediamo. Ah, oddio, sembravano dei cuoricini, invece erano i fiori, Dio mio. Allora, usiamo presa. O meglio, spostamento. Ecco qua. Oh, ma guarda, sembra che non possiamo fare molto. E come passiamo? Niente da fare, la nostra psicoenergia non basta per spostare quel tronco. Ciao, sono tornato. Volete spostare quel tronco, vero? Ci penso io. Pare che sia intrappolato dall'edera. Non possiamo fare proprio nulla. Ho un'idea, perché non uso la mia psicoenergia? Sono scemo. Esatto, ci sono. Ho una grande idea, lasciate fare a me. Turbine. E ora Ivan è entrato in squadra. Benissimo, Ivan. Ce l'ho fatta. Che ne dici? Grazie per l'aiuto, ma che ci fai qui, Ivan? Non sono riuscita ad entrare all'Umpa, neanche noi. Non mi fraintendere, non sono qui per chiedere il vostro aiuto. Da quando avete lasciato Volt, non ho mai smesso di pensare a voi. Tipo 5 minuti? Ricordate, leggevo sempre la vostra mente. Wow. Ricordi, è successo tipo 5 minuti fa. Non potevo andarmene così con tutte le cose orribili che stavano accadendo. Se non posso salvare Ammet, voglio unirmi a voi. Vi prego, lasciate che mi unisca a voi. Ivan è nella tua squadra ora. State provando ad andare a Bilibin passando da questa grotta? Andiamo allora. Ok, io però farei due cose prima. Tatata crunch. Ecco qua. Farei due cose. La prima è tornare indietro a Vale. Perché io non mi ricordo se ci basta già l'abilità di Ivan del Turbine per passare o meno. A proposito di Ivan, aspetta, fammi vedere una cosa. Ecco qua, il bastone e il bastone sciamanico, che è il bastone che abbiamo recuperato. Il bastone vecchio è inutile e lui ci ha già equipaggiato quello migliore. Ottimo. Come dicevo, torniamo un attimo a Vale. Ah,
proprio adesso, proprio all'ultimo. E rieccoci di nuovo a Vale. Allora, per due motivi. Uno, stupidissimo. Anzi, iniziamo da quello più serio. È stato un caso, eh. Usiamo turbine. Ecco qua. E vediamo dove ci porta questa grottina. Ha un forziere, controlla la cassa e c'è del pane, ottimo. Eccolo qua il secondo motivo, quello che vi dicevo, quello un po' più stupido. Ecco qua, un'altra noce. La noce è un oggetto curativo molto buono, soprattutto a inizio gioco, 200 HP sono tanti, ma non ne dobbiamo abusare, non ne abuseremo. Cercherò di non abusarle perlomeno. Qui invece c'è un masso che non credo che possiamo spostare, vero? No, esatto, ci servirà probabilmente una psicoenergia molto più avanzata. Che poi, è un masso, basterebbe farlo rotolare. Tra parentesi, tornando qui a Vale adesso, non succede nulla. Se ci torniamo molto più avanti nel gioco, ci sarà anche, diciamo, un evento. La gente sarà sorpresa di vederci di nuovo qui. Ci chiederà anche il perché siamo tornati. Non in modo negativo, anzi. Vorrà sapere come sono andate le nostre avventure. Non sprecherei soldi su roba che già al prossimo villaggio vendiamo e compriamo di meglio. Ci facciamo un attimo il culo e resistiamo ai colpi. Tra l'altro, se non ricordo male, più avanti otterremo una psicoenergia che ci farà, diciamo, rendere utile quel masso che è appena caduto. Ce lo dobbiamo ricordare, però. Ci sono tante cose che tu devi ricordarti in questo gioco, a fare backtracking, Dio mio. Questa è una delle tante, ovviamente. Grotta di goma. Vediamo. Iniziamo a passare. E oltre a quello, iniziamo anche ad affrontare i primi nemici. Ecco qua. Dovremmo riuscire ad ucciderli già con Ivan, però. Ecco, esatto, meglio non rischiare. E usiamo anche Isaac per attaccare. E ora ci attacca lui, ovvio. E ovviamente quello più debole del gruppo va a attaccare. Bravo, stronzo. E vai, livello aumentato. Allora, della grotta di goma, come di tutto il resto, non mi ricordo una sega. Quindi dobbiamo girare tutto quanto per vedere se c'è, aia, qualche oggetto da qualche parte. Tipo, lì c'è un masso che dovremo tirare giù tra poco. Oh. Quindi facciamo un attimo di attenzione. Tra l'altro mi sembra che facciamo veramente pochi danni. Mi sembra che facciamo veramente pochi danni al momento. Il che non sono sicuro sia giusto. A me sembra che quando ero più piccolo, a livello di danni ne facevo molti di più. Poi magari mi sbaglio io, eh. Magari sono io che mi sbaglio e in realtà è giusta la quantità di danni al momento. Strano, pensavo sarebbero morti. Ammetto che un po' ci speravo. Ecco fatto, rendendo inutile l'azione di Garrett. Quindi di qua si può passare, ottimo. Di qua si scende. Allora, con calma, dobbiamo ovviamente vedere tutto quanto quello che c'è in zona. C'era un piumino davanti alla faccia. Dovrei riuscire ad uccidere quello nel mezzo, ma va, manco per il cazzo. Ecco qua. A posto e andata. Dunque, dobbiamo fare tutto esatto. Eccolo lì. In questa zona troviamo il primo Digin di tipo fuoco per Garrett. Però, se non ricordo male, questo qua sta cercando di prenderlo anche lui. Avete visto qualcosa di strano laggiù? Io sì, ma è fuggito. Quando sono tornato l'ho rivisto. Forse gli piace il posto. Questo vuol dire che dobbiamo utilizzare questo bel masso per arrivare dall'altra parte e ovviamente fare un salvataggio prima di combatterlo. Non sia mai che scappi, perché sono abbastanza sicuro che quello sia quel tipo di Digin che scappa se combatti con lui e lo uccidi. Detto ciò, proseguiamo. Usiamo la nostra psicoenergia curativa, tanto per tre
pipì voglio dire, piuttosto che utilizzare uno strumento, tanto vale. Tanto camminando ci ricarichiamo, poco a poco per carità, però comunque ci ricarichiamo. Ad esempio, qui al momento abbiamo 5 nemici, il che vuol dire che è meglio colpire tutti quanti. Oh wow, ha reso inutile tutta la mia azione questo. Cioè, meglio, Ivan ha shottato quello lì. Ti prego, uccidili. Bravissimo, Garrett. Non mi aspettavo molto, ma è andata molto meglio di quanto mi aspettassi. Saliamo di sopra. Ok, dovremmo essere relativamente vicini ora. Allora, tu puoi andare via. Dovrebbe essere caduto nell'acqua ora. Allora, tu... No, vabbè, attacchiamo fisicamente perché così non sprechiamo i pipì al momento. Wow, come ha fatto a resistere. Comunque, ecco qua. Quello lì dovrebbe essere morto. E gli altri, l'altro, esatto, dovremmo riuscire ad ucciderlo con un colpo. Tu spostati di nuovo. E vediamo. Oh, una medaglia di gioco, ottimo. Le medaglie di gioco come biglietti di gioco ci serviranno più avanti. Al momento sono solo di più. Sono solo roba che utilizza spazio nell'inventario. Ma non è importante perché sono cose che più avanti potrebbero darci degli oggetti interessanti se riusciamo a sfruttare bene l'RNG. L'RNG cosa vuol dire? Dobbiamo sperare sempre che il gioco ci permetta di lanciare quelle monete che abbiamo appena ottenuto, quella moneta che abbiamo appena ottenuto, in modo da ottenere sempre il premio che desideriamo. Purtroppo è molto questione di RNG, dipende molto da come sono posizionati gli elementi di disturbo, diciamo. Ecco qua, salvato il gioco. Tu. Esatto, tu sei quello che combatte. Ma guarda, giusto per utilizzarlo. E tu vai di raggio. Stata clunch. Wata! Sai che speravo fosse morto? Ecco qua. Ok. Aia, sto per morire. Però è morto prima lui. E tra l'altro abbiamo ottenuto il primo Dijin di fuoco. Ehi, che sta succedendo? Perché si sta dividendo? Perché sta entrando dentro quel ragazzino ora? Ah, non capisco niente della vita. L'hai preso? Davvero? Fantastico. Guardati in giro, potrebbero essercene altri. Davvero? Ne dubito che nella stessa grotta ci sia più di un Dijin. Ma mai dire mai, si sa mai. Detto questo, abbiamo ottenuto Forgia, aumenta l'attacco della squadra. Cosa succede se lo diamo a lui? Diventa un pellegrino, abbassa i suoi pp neanche di tanto, ma aumenta il suo attacco, il che non sarebbe male, giusto? Sai che in realtà forse c'ha ragione il tizio, sai che forse ce n'è un altro? Perché mi sembra di aver sentito il rumore di un Dijin. Sai che forse aveva ragione lui e l'ho preso per il culo? Proseguiamo con il singhiozzo. Allora, dove arriviamo? Dovremmo essere già all'uscita, se non ricordo male. Esatto, perfetto. E siamo arrivati a Biblin. È un albero, ma sembra quasi una persona. Proviamo a telepatizzarlo. Aiuto, aiuto. Wow, che musica tragica. Avete visto un albero all'ingresso? Quell'albero era un uomo. È giunto nel villaggio per una maledizione. Le sue ultime parole furono che aveva offeso l'albero sacro. Qualcosa è cambiato con l'eruzione. Ora nei boschi e nelle montagne si trovano creature di ogni sorta. Eh già, brutta storia. Questa è una locanda, 21 monete. Dormite bene? Fate buon viaggio. Grazie. Non si può raggiungere Colima in nessun modo. Fantastico. Oh, ma guarda un po', c'è un passaggio sotto questa statua. Vediamo, spada lunga, spada larga. Beh, i soldi per la spada larga, volendo, ce l'abbiamo.
abbiamo una. Però c'è anche il bastone dell'asta stregata, 860. Beh, non male. Aumenterebbe a 44 l'attacco di Ivan. Bene. Però Ivan è già abbastanza forte a livello di attacco. Punterei a potenziare noi. La spada larga sarebbe un bel boost, effettivamente. A Garrett non di molto. A noi decisamente di molto di più. Ecco a te, 150 monete per quello vecchio. Eh beh, certo. Biglietto di gioco, ecco uno strumento come ringraziamento. Grazie. Vediamo invece gli equipaggiamenti, che un pochino ci servirebbero, effettivamente. Dovremmo farmare un po' di soldi. Dovremmo farmare un pochino di soldi. Abbiamo trovato un'erba. Passiamo sopra le mura del villaggio e vediamo se c'è qualcosa. Ottimo. Dentro il cespuglio c'è una scala e qui si prosegue. Allora, spostiamola. Oh, buongiorno, ciao. Tu sei molto carino, vieni direttamente con me. Soffio si unisce a Ivan e ora anche Ivan è più forte. Direi che con questo ci possiamo fermare qui. Appena finiremo questa zona, questa musica tragica se ne andrà. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.